settimana scorsa. Il programma ci avete tutti, quindi più o meno gli argomenti sapete. Lasciamo subito la parola a Massimo, poi iniziare con la presentazione. Parleremo dei temi della meteorologia, cercheremo di far vedere situazioni, in generale come è nata la meteorologia, come si interpretano le carte, come si valutano i fronti, come si muovono, che cos'è un fronte e così via. Tutte problematiche che sono un'indicazione di questa scienza e in un certo senso anche di come il materiale che questa scienza produce possa essere utilizzato dal punto di vista della protezione civile. Per quanto riguarda i temi, cercherò di trattarli nel modo più semplice possibile, senza cercare di tirare in ballo nomi o concetti che diventerebbero di difficile interpretazione a quello che è un profano di questa scienza, perché potrei parlare di catoffo o di altre strane parole inglesi che molti di voi potrebbero dire: ma che cos'è? Qui ognuno di voi parte quasi da zero e di conseguenza è giusto trattarlo a livello basilare, a livello di facile comprensione alle persone, proprio per avvicinarvi a quello che è questa scienza, che spesso è molto bistrattata e messa quasi a livello di quella che è l'astrologia. La meteorologia non è astrologia, e poi lo andremo a vedere anche per capire i motivi di quella che è la difficoltà di fare una previsione del tempo. Partiamo a livello generale, andiamo ai primordi di quella che è la meteorologia, cioè parleremo un po' dell'atmosfera e delle nubi, che sono poi dove si gioca tutta l'evoluzione del tempo. Per quanto riguarda l'atmosfera, questa è la sede di tutti i fenomeni meteorologici. E soprattutto, davanti a questa, alla nostra atmosfera, c'è solo una piccola porzione di questa atmosfera dove quasi tutta l'evoluzione del tempo avviene, perché in questa piccola porzione è concentrato quasi tutto il vapore acqueo presente nella nostra atmosfera. E questa piccola parte è la troposfera, cioè la parte più bassa, più vicina al suolo, che oscilla tra gli 8 e i 15 km d'altezza. 8 nelle aree polari, 15 nelle aree equatoriali, più o meno nelle nostre zone siamo attorno ai 12 km. Quindi vedete, è uno strato sottilissimo. Se voi pensate all'Everest, siamo già quasi ai bordi di quella che è la troposfera. Qui dentro si hanno tutti i fenomeni meteorologici. Tutta la restante parte dell'atmosfera gioca un ruolo, diciamo, quasi marginale su quello che è l'evoluzione del tempo. Ancora qualche influenza ce l'ha la stratosfera, ma già dalla mesosfera verso l'esterno interesse dal punto di vista meteorologico è, direi, molto basso, molto debole. Ha altri effetti dal punto di vista di quello che è lo schermare la Terra dalle radiazioni che arrivano dallo spazio, ma non ha più un ruolo dal punto di vista meteorologico. Iniziamo a vedere un po' come varia la temperatura. Dal punto di vista della troposfera, la temperatura tende a diminuire con l'aumentare della quota. Questo perché? Perché è la Terra che tende a scaldare l'aria e non viceversa. Cioè non è il Sole che riscalda la nostra atmosfera, ma è la radiazione calorifica, o meglio, in termine tecnico, la radiazione infrarossa riemessa dal terreno che tende a scaldare l'aria. Di conseguenza, man mano che ci si allontana dalla Terra, il potere riscaldante del suolo diminuisce e di conseguenza la temperatura diminuisce con la quota. Torniamo un attimo indietro, sto dilungato un po'. In questo spazio però la temperatura non è che diminuisca regolarmente, poi magari vedremo dei radiosondaggi e ci renderemo meglio conto di come può variare la temperatura.
ci sono punti dove addirittura la temperatura può andare in controtendenza, si chiamano inversioni termiche, cioè a un certo punto la temperatura al posto di diminuire può per un certo tratto risalire. Questi sono delle discontinuità nell'andamento che diventano importanti dal punto di vista meteorologico, perché possono farci rendere conto della presenza di uno strato nuvoloso, di uno strato di contatto tra due masse d'aria completamente differenti. A volte può diventare un ostacolo ai moti verticali dell'aria, e di conseguenza, quando spesso andiamo adesso a toccare uno di quelli che può essere i problemi all'ordine del giorno della pianura padana, i fenomeni di inquinamento sono generalmente creati da strati di inversione che impediscono il rimescolamento degli strati più bassi dell'atmosfera. Quando si verifica questo, gli inquinanti che vengono prodotti dalle attività umane rimangono intrappolati negli strati più vicini al suolo, gli inquinanti salgono e si arriva all'allarme o al blocco del traffico, eccetera, eccetera, per tutte le aree urbane, a partire da quella milanese che c'è qui vicina. Saliamo, abbiamo l'altro strato che abbiamo detto gioca un ruolo parziale, perché talora c'è uno scambio di massa d'aria tra la stratosfera e la troposfera, e in questo caso, soprattutto nel periodo invernale, la situazione della stratosfera tende a ripercuotersi sulla troposfera e viceversa, soprattutto per quanto concerne la situazione del vortice polare stratosferico, che in parte si lega poi a quella che è l'attività del vortice polare nel settore europeo, cioè quello del ciclone islandese, che è poi il responsabile dell'attività delle perturbazioni, quindi dei corpi nuvolosi che giungono a interessare le nostre zone. In quest'area, che è la stratosfera, la temperatura invece tende a muoversi al contrario rispetto alla stratosfera, cioè rispetto alla troposfera. Nel tratto della stratosfera la temperatura, come vedete anche dal grafico, tende a risalire per un motivo principale, che nella stratosfera